www.goldshop, il negozio online preferito dagli sportivi. www.goldshop.com. La cinquina vincente era arrivata sulla ruota di Borghi per l'Athletic Poggio, che aveva dominato il confronto appunto con la borghigiana, ultima in classifica, condannandola con un sonoro 0-5. Il calendario di prima categoria quest'oggi opponeva alla formazione di Capozzolo il Perticara, penultimo in classifica, sempre con l'obiettivo di risalire la china e avvicinarsi alle squadre che attualmente hanno guadagnato un margine di sicurezza sulla zona play-out. Andiamo al terzo minuto e notiamo come il match subito si incanali dalle parti del Perticara, il palo colto da Di Filippo, poi Guerrini che tira, Semprini interviene con il braccio, è calcio di rigore appunto per gli ospiti. Dal dischetto freddo la sua rincorsa da fermo sostanzialmente, come li batteva Beppe Signori, alla fine è gol quello di Sartini, vantaggio per l'appunto a beneficio del Perticara in casa di un Athletic Poggio che prova a cambiare subito marcia. Siamo al 22esimo, Gambutti out la sua battuta. E poi al 26esimo con Abiodun che imposta l'azione, scarica il pallone per un'altra battuta potente ancora di Gambutti, Balducci si salva in corner. Andiamo allora al 36esimo, Athletic che va a sua volta a conquistarsi un rigore ancora per un braccio, quello di Biodi, troppo largo, tocca il pallone sul tiro di Raimondi. Possibilità dal dischetto anche per Athletic Poggio, c'è lo specialista Abiodun che non trema affatto, segna il suo gol numero 9 in questa stagione e porta dunque nuovamente in parità il match per un Athletic Poggio che continua a premere. Alla fine della prima frazione, siamo al 44esimo minuto, la volata sulla sinistra, cross al centro e a questa volta c'è l'errore sotto misura, dunque quello di Raimondi, chance sprecata per un Athletic Poggio che però nella ripresa vede ancora un volitivo Perticara. Conclusione per Tani, facile l'impresa di Favorelli, così come invece più difficile su questo colpo di testa di Filippo, ancora sugli scudi il giocatore della squadra padrona di casa che resta però in inferiorità numerica, espulso Tramonti a 10 dal termine. E allora Perticara che ci crede, vuole i 3 punti, palla che spiove sotto misura, sbaglia Sartini, grande chance all'82esimo. E poi 88esimo, ancora in attacco il Perticara e sale ancora in cattedra Favarelli su questo tiro ravvicinato di Di Filippo. Spostiamoci con le immagini al 93esimo, l'Athletic che cerca l'impresa alla fine con la possibilità per Pazzini, debole la sua conclusione, match che non si schioda più dal pareggio, finisce così 1-1.